Salve a tutti da Marco Stefanelli. In questo video andiamo ad ascoltare, a testare alcune sonorità di tipo naturale per il trattamento degli acufeni e del tinnitus. Nel precedente video abbiamo ascoltato sonorità di tipo noise. In questo video invece testiamo delle sonorità naturali, cioè che si trovano in natura generalmente, e quindi dei rumori cosiddetti naturali di tipo imprevedibile. L'imprevedibilità, infatti, come abbiamo visto anche per i noise, è la caratteristica fondamentale di questo tipo di sonorità. Andiamo anche a visualizzare un analizzatore di spettro audio. Il test, come nel video precedente, serve per stabilire quali siano le sonorità più adatte al nostro tipo di acufene, cioè quello con cui abbiamo maggiori benefici, cioè trovare la sonorità, in questo caso di tipo naturale, con cui abbiamo maggiori benefici per il trattamento palliativo del nostro acufene. La caratteristica fondamentale, come abbiamo detto precedentemente, è il mascheramento, cioè questi tipi di sonorità ad ampio spettro audio hanno la caratteristica di mascherare i rumori, i suoni indesiderati dell'acufene e quindi generano un mascheramento con un intrinseco rilassamento e anche una rieducazione del sistema nervoso centrale dell'apparato uditivo e quindi una rieducazione progressiva al riequilibrio, al ritorno alla normalità dal punto di vista audio. In sottofondo stiamo già ascoltando rumori d'acqua, risacca dell'oceano, del mare, che è una sonorità molto usata, classica per il trattamento dell'acufene. Un altro tipo di suono, un flusso d'acqua. Per quanto riguarda approfondimenti su acufene e tinnitus e vari tipi di rumore, vi rimando al nostro sito sublime.com, audioterapia.net, vi metto poi il link nella descrizione del video ovviamente. Mi è stato chiesto qual è la frequenza più adatta al mio acufene da varie persone, che frequenza devo usare
Ora, in questo caso, in questi trattamenti palliativi, ovviamente non c'è una frequenza specifica, ma si tratta solamente di capire, ascoltando appunto con questi test, quali siano le sonorità con cui noi abbiamo maggiori benefici, in cui si ha un mascheramento efficace, quindi un rilassamento, una rieducazione, come ho detto, del sistema nervoso centrale. E quindi non è che c'è una frequenza specifica, anche perché questi tipi di sonorità, come vedete nello spettrogramma, sono ad ampio spettro, cioè coprono quasi tutte le frequenze dello spettro audio udibile e anche oltre, e abbiamo solamente alcune modulazioni in determinate bande, ma lo spettro appunto è molto ampio, quindi non c'è una frequenza specifica. Ancora rumori d'acqua su tetti, tettoie. In questi video test ovviamente vi faccio ascoltare alcuni minuti, se non secondi, di ogni tipo di sonorità, poi ovviamente sarete voi a trovare brani abbastanza lunghi da poter fare dei trattamenti veri e propri. In futuro probabilmente realizzeremo anche dei video più lunghi con le singole sonorità, proprio per essere utilizzati anche come trattamento, seppur minimo. Passiamo alla pioggia, abbiamo vari tipi di rumori d'acqua con la pioggia. Come vediamo, sono tutti rumori naturali che si trovano in natura, quindi sono anche facili da reperire come brani audio, sia sul web che nei negozi. Ancora rumori della pioggia.
questi tipi di suoni generalmente vengono chiamati rumori proprio perché non sono dei veri e propri suoni, ma avendo l'imprevedibilità come caratteristica, appunto, vengono definiti rumori. In alcuni casi vengono definiti casuali, ma in effetti non sono poi così tanto casuali, ma per meglio dire imprevedibili è il termine giusto. Qui abbiamo sonorità del vento, vedete che qui le frequenze basse predominano, c'è una predominanza di bassi, come in altri suoni appunto abbiamo delle modulazioni e delle predominanze in alcune bande di frequenze. Del resto anche per i noise era un po' la stessa cosa, anche se lì il suono è un po' più stazionario. Qui abbiamo delle modulazioni appunto che lo rendono più naturale. Il vento, e passiamo alle cascate d'acqua. Anche questo è un suono molto usato nella terapia, nel trattamento dell'acufene. E infine passiamo a un suono molto particolare, quello delle cicale, che vengono spesso usate perché hanno delle, queste sonorità hanno delle caratteristiche abbastanza peculiari. Vedete anche dallo spettrogramma che sono accentuate alcune frequenze, soprattutto alte, cioè agli estremi della banda delle frequenze alte. E in alcuni tipi di acufeni sono veramente efficaci. Ovviamente è possibile anche fare delle registrazioni personalizzate, basta prendere un registratore di ottima qualità, andare in ambiente apposito e registrarsele da soli. Uno dei sistemi, diciamo, che comporta un minor costo e appunto risulta molto personalizzato, perché siamo noi essendo noi stessi a registrare le sonorità che ci interessano e ascoltandole direttamente mentre le stiamo registrando. Vedete, i suoni delle cicale sono molto particolari e le frequenze predominanti variano abbastanza. Qui
quindi permettendo di spaziare nei vari tipi di acufene, di frequenze indesiderate. Ancora cicale, ancora un suono abbastanza diverso. Infine andiamo ad ascoltare velocemente alcuni suoni in questo caso naturali, ma non proprio, perché si tratta di apparecchiature cose un po' più meccaniche, però che hanno un'efficacia in molti tipi di acufeni. Qui abbiamo il rumore del dispositivo di aria condizionata, che fa un rumore, come vedete, abbastanza uniforme, stazionario, amplificando determinate frequenze un po' su tutto il range audio, ma in alcune, con alcuni picchi particolari. Magari non risulta molto gradevole, un po' meno gradevole di quelli più naturali, ma comunque ha una certa efficacia. Ancora aria condizionata, dispositivo di aria condizionata. E ora passiamo a un altro suono particolare, la cabina di un aereo, o meglio l'interno dell'aereo, che ha questo suono caratteristico molto accentuato sulle frequenze basse, ha quasi l'andamento spettroscopico del pink noise, quindi forse direi del brown noise, come si vede dallo spettroscopio. Sono molto interessante, un rumore molto interessante dal punto di vista acustico. E poi abbiamo un altro suono interessante, la cabina del treno. In questo caso è molto modulato, ma comunque, come vedete, ha un andamento sempre ad ampio spettro. Acquario, l'acquario, il rumore d'acqua dell'acquario è un altro suono utilizzato nella terapia, nel trattamento dell'acufene. Ancora suoni molto particolari. Per questo che facciamo il test, proprio perché ogni suono, ogni rumore ha delle caratteristiche abbastanza peculiari, quindi va ascoltato per capire quale sia il più efficace per noi. Un altro rumore particolare è quello delle ventole, delle eliche di flussi d'aria, ventilatori o cose del genere.
Poi abbiamo il fuoco, rumore del fuoco all'aperto. Questo, anche questo, un'altra sonorità molto particolare. Ha dei picchi abbastanza modulati, ritmici, diciamo, anche se imprevedibili. Ancora rumori della fiamma, del fuoco. Qui abbiamo delle accentuazioni di modulazione più che altro sulle frequenze medio-alte. Infine un suono forse il più sgradevole è quello del phone, che però, come vedete, è un suono molto particolare, anche questo, che riesce a coprire determinate frequenze in maniera abbastanza statica. Bene, e a questo punto vi saluto per questo test per il trattamento degli acufeni. Abbiamo terminato, vi ho fatto ascoltare un po' di suoni di tipo naturale, più o meno naturale, e quindi spero che sia servito, sia stato utile. Vi consiglio anche di ascoltare le sonorità del precedente video per capire ancora meglio quale sia il suono più adatto per trattare, per fare della terapia palliativa, quantomeno riguardo agli acufeni, al tinnitus o al tinnito, come lo si voglia chiamare. Un saluto da Marco Stefanelli, a risentirci e arrivederci la prossima volta nel prossimo video.